Amici Mai TV, salve, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Noi siamo a Firenze, siamo all'apertura del Rio Grande Estate, cioè il Rio Grande brasiliano, il locale a Firenze dove ha fatto una situazione all'aperto. Il locale, l'unico locale tipico brasiliano a Firenze. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Ma che guanci? Qui abbiamo creato con i nostri effetti speciali. Siccome in Brasile è inverno, perché no, qui è estate, in Italia qui è estate. In Brasile è inverno, abbiamo creato l'atmosfera brasiliana del momento. Allora, no. solo per oggi, perché per l'inaugurazione, vero? Solo per l'inaugurazione. Poi dalla prossima volta sarà sempre caldo, vero? Sempre caldo, dalla prossima settimana caldo sempre. Alberto, questa volta avete esagerato, esagerato, un ambiente straordinario, bello, un giardino tropicale. Comunque non siamo riusciti a finirlo, proprio finirlo. Però, il piccolo, questa è la scusa perché dobbiamo tornare a riprendere tutte le rifiniture. Chiaramente, è ovvio, no? Allora andiamo a divertirci, un grande gruppo. Che grande gruppo con il gruppo di Itaiata di Sa, che suona per i Negrita, per... Sì, cioè, lo sappiamo. È un grande... Cioè, è una tagliata con la salsa, che hai detto? Che si mangia anche. Hai detto che si mangia, la tagliata. No, il suo nome proprio è Itaiata, Itaiata di Sa. Ho capito. Okay. Qui si mangia una cosa meravigliosa, c'è un asco, abbiamo visto una piccagna. Guarda che ambiente. C'è anche la luna, hai messo anche l'effetto. Guarda luna. Là, effetto luna. Luna piena. Grande Alberto! Il giardino tropicale del Rio Grande a Firenze. Venite a vedere! Amici Mai TV, siamo entrati dentro la churrascaria, che è una cosa straordinaria, vero? Questa è la churrascaria vera e originale, eh? Vera e originale, brasiliana. Qui c'è veramente tanta carne, c'è tanta carne. Churrasco è la carne alla griglia, tutto questo qua, guarda. Tutto questo si chiama churrasco, ecco. Il churrasco è la carne alla griglia, e la piccagna invece è il manzo. La piccagna è il manzo, sì. Chiami? La più buona, André. E vai al tavolo a portarla. Vado al tavolo. Vai. Thank you.
carne, mi devi spiegare. Che cos'è? Beh, l'ortis di carne c'è proprio una tradizione nostra del sud di Brasile, che il cliente si può assaggiare un pezzo di ogni carne. Cioè a pezzettini? A pezzettini, assaggia quel tipo di carne, tutto il tipo di carne che abbiamo. Il churrasco, che vuol dire? Perché la gente, noi vogliamo dare questa informazione, ecco. Perché la gente parla di churrasco. Il churrasco, ecco. No, è proprio il modo di fare la carne, arrosto. Ah, un modo di fare la carne. Ecco. Cioè non è un tipo di carne, tanti tipi di carne. No, sono tutte le carne con il modo di fare arrosto. Sempre tutto arrosto, con tutto i carboni arrosto. E tutto sì, il resto. Lì. E la piccagna, perché è così famosa la piccagna? Che cos'è la piccagna? Penso che è proprio quella parte della sottofesa. La sottofesa senza osso, però no, si fa un taglio proprio nostro che è diverso da. Ah, allora vuol dire essere un churraschiere, vuol dire come essere un chef, no? Devi sapere fare il taglio, perché non si possono improvvisare churraschieri, no? No. Ci vuole esperienza. Si può fare. Però ci vuole esperienza e ci vuole un grado. E te ti chiami? Alessandro. Lui sarà il churraschiere brasiliano, tutto tipico brasiliano, qua al Rio Grande. Grazie, grandissimi. Sidney, lui è il DJ del churrasco, perché lui esce a miscelare la carne, vero anche? Sì. Te misceli i dischi, ma anche la carne. Anche la carne. E la fai girare, vero? Sì, la faccio girare. C'è chi gira dischi, l'hai che in forno. L'hai in forno. Sidney è un famoso DJ, ma che si diverte, passa tempo anche a fare il churraschiere, vero? Sì, no, perché è un'abitudine che si fa da Rincão, quando eravamo un bel gruppo a Rincão Gaúcho Italiana. Certo. Sicché si passava la carne sempre, risate, due bicchierini, dopo, certo, poi si andava in console, aspettava, sicché poi dai avanti. E noi c'eravamo, e che era un locale naturalmente che andava forte, ora è tutto qui, tutto messo insieme in una sola location. Sì, piano piano. E tu ora porti questo, perché lui fa il DJ, il mix di carne. Cerchiamo di spaventare la crisi. Ma questo sì. Danno sempre un segno tutti gli anni. Dare un sorriso a chi è in crisi, vai. Bravo. A chi è in crisi daremo un sorriso. Guarda, anche lui è il vero churraschiere, sai? Lui è lui churraschiere, allora. Sì, no, tu sei il vero churraschiere. Anche la colori, sai? No, è vero churraschiere. Buonasera. Qui siamo nel locale tipico brasiliano, il Rio Grande. È stata ricreata in questo giardino l'atmosfera brasiliana, ricomincia un qualcosa di bellissimo, unico. Io conosco i fratelli Zanol da tantissimo tempo, dalle radici Maracanã, vi ricordate? Il locale di via Faenza, dove loro hanno creato e fondato con grande successo. Poi hanno inventato questi fratelli, Mingo, Alberto e tutta la banda, hanno inventato il Rincão Gaúcho, lo ricordate? Hanno portato la cultura brasiliana qua e noi siamo orgogliosi perché siamo mescolati con gli italiani, siamo diventati mezzi brasiliani, mezzi italiani, siamo, è tutta una cosa, tutto il calore, a parte stasera il calore c'è, ma sono vostro, ma il calore di temperatura non c'è. E poi dopo il Rincão Gaúcho, che è un grande successo, hanno fatto anche il Rio Grande alle Cascine, il Murumbi, l'Isola d'Elba, grazie. E ora tutto questo concentrato in tutti questi locali si trova qua, al Rio Grande, in questo giardino tropicale, per ricostruire questa atmosfera brasiliana che è straordinaria. Dal mangiare il churrasco, tutta la piccagna che si mangia in una maniera straordinaria, dalla musica. Signori, lo spettacolo brasiliano comincia l'estate, anche se il clima non è quello, del Rio Grande. Eccolo! Thank you.
tavolo di solo uomini questo. Noi, come, hai ragione, solo uomini, perché noi le donne ci scappano, non lo no, so. Mi scansano. Si scansano, hai detto bene. Ciao, come ti chiami? Giuliano, come mai? Fa la corrida tu. C'è stata la corrida. La corrida apposta per te da Maria De Filippi. Ai tempi. Nel 2008. E che facevi? Allora, apposta per te uno scherzo anche te egregio. Apposta per te con la media di Filippi. Com'è la cosa? Ok. E la corrida con Jerry Scott. Sì. E la corrida che hai fatto? Ho ballato il pezzo del corazon di Gio D'Alessio. Ma ce lo fa vedere? No. Come faccio vedere? Dove lo faccio vedere? Ora. Da De Filippi sei stato. Sì, da Maria De Filippi. Da Jerry Scott. Scott. Ora da Marco Viciani. E da Marco Viciani. È mica poco. Te sei il meglio di tutti. Ma che sei il meglio? Vai, prova, vai. Vai, Giuliano, vai. Prova. Quero meu negão do lado, cabelo penteado, meu galo envenenado. Eu vou. E não venha, pois eu sei que a Mara fera amor. Helena, eu vou. E não venha, pois eu sei que a Mara fera amor. Helena. Sono venuta apposta da Venezia per venire qua. Da Venezia? Come si mangia? Bene, hai mangiato ciurasco? Sì, abbiamo mangiato un po' tutto quello che c'era. A Firenze, in un locale brasiliano, c'è una veneziana che è danese. È un casino tutto questo, c'è un miscuglio. Come ti sei trovata? Hai mangiato bene? Molto, veramente molto bene. E te invece? E io sono importato da Firenze, Piazza del Domo. Piazza del Domo. E ti chiami? Fabio. Ciao. A noi di Piazza del Duomo ci piace. Anche il brasiliano. Brasiliano top. È top. Bene, bistecche buone, mangiare buono, tutto bene. Donne, belle. Belle. Chiami? Luciana. E tu sei? Daniela. La proprietaria dell'agenzia? Mondo Travel di Firenze. E quindi c'è la possibilità di andare in vacanza, in crociera, a poco per tutti. Esatto, è fantastico. Per gli amici del Rio Grande si può fare questo. Anche più sconti. Fai un viaggio incredibile verso il Brasile in una transatlantica. Brasile è qua. Il Brasile è qua. Oppure muovere il Brasile sempre. Oppure o è qua o prendete la nave e ci andate, vero? Esatto. C'è esatto. La tele. Marizza. E italiana? No, bulgara. Bulgara. Cubana. C'è tutto il mondo qua. C'è l'inaugurazione dei nostri amici brasiliani. Ciao.
te sei un po' brasiliano, Claudio. Un pochino sì, un pochino. Guarda la samba, guarda sei brasiliano. Guarda la samba, guarda. Guarda sei brasiliano. Aspetta. Capoeira, ora capoeira, te rego, fa la capoeira. È Claudio Viciani. E lo voglio sentire più forte questi applausi, ragazzi, se lo meritano! Capoeira! Brasil, Rio Grande, Giardino 2013! Domenico Costanzo, regista che ormai la conoscete, da Peraccioli, eh? Cioè, è uscito un film tuo, ora, è qui! Una vita da sogno, è lì che sta aspettando te! Tuo film, l'hai fatto te! L'ho fatto io con le mie mani, guarda il Calli mi è venuto! Ma quanti ne hai fatti? Ne ho fatti 50! 50! Questo film è un film riuscito perché è un primo maccheroni kung fu italiano. Un film che coniuga la commedia alle arti marziali. Amici, allora siamo qua al Rio Grande, apertura estiva, bellissimo, siamo nella zona UG Cinema, in un posto dove la location è proprio Via del Cavallaccio, dove ci sono 11 sale, 12 sale, non so quante, dove in queste sale c'è un film suo. Io ti guardo sempre la televisione. Io ti guardo sempre la televisione. Perché se mi guardi in frigorifero non ci sono. Certo. Domenico Costanzo, andate al cinema a vedere Una vita da sogno. Prima venite qua in Rio Grande, mangiate e poi andate al cinema, è tutto perfetto. E poi c'è una sorpresa bellissima. Dimmi, quale? E questa è veramente. Oh, finalmente il governo, i monopoli di Stato hanno fatto una bella cosa. No, a tutte le persone che vengono a vedere il film Una vita da sogno, gli danno un biglietto, un gratta e vinci da 500.000 euro. No, cioè se... Vincente! Ma non mi credo! Ciao! Dimmi la verità, voi siete un tavolo di solo donne? Donne? Di solo uomini, scusa, perché siete a caccia di donne, apposta, sì, vero? Sì, apposta. Qui è Rio Grande perché qui le donne ci sono. Beh, ci sono. Ci sono e sono belle. Anche parecchio. Apposta avete scelto questo locale? Sì. Abbiamo trovato la confessione, sono uomini perché sono a caccia di donne, qui le donne brasiliane sono perché belle. Ci sono anche donne italiane, ma ci sono brasiliane anche, no? E le brasiliane vi piacciono perché? Perché sono belle. Quella cosa, gli occhi ti piacciono di più, vero? Tutto mi piace del brasiliano. Cosa ti piace più della brasiliana? Cosa? Gli occhi? Capito? Gli occhi. Ci aspetto al Rio Grande. Rio Grande. Rio Grande, sì. Vi aspetto a Rio Grande. No, ci aspetto a Rio Grande. Rio Grande. Rio Grande. Oh, ce l'hai fatta. Un bacio a tutti i brasiliani che si incontrano in Italia.
Vero, vero personaggio, vero Gauscio. Gauscio, Gauscio, vero Gauscio. Per l'inaugurazione di Rio Grande, come sempre, ti metti in alto uniforme, vero Mingo? Altro, Tilcio de Gala, Tilcio de Gala. Bello, no? Comincia bello. L'estate. Tutto bene. Hai creato, perché lui è l'ingegnere di tutto, perché l'idea di come viene realizzato l'esterno è tutto Mingo. Lui sogna, c'è un'idea. E la realizza. Si sveglia alle 6 di mattina e devo andare al lavoro. Io, mamma, Mingo, è troppo presto, deve dormire un po' più. No, vorrei di lavorare adesso. Esco da 30 anni, Mingo. Mingo, scusa se parliamo di te, non ti facciamo parlare. Sì, ma parliamo di te. Quindi lui riposa, pensa, studia e realizza, capito? Cioè, ha realizzato un giardino tropicale, l'ha disegnato e l'ha realizzato. Eccolo qua. E ancora deve essere perfezionato, vero? Sì, dobbiamo fare tante cose. Verrà bellissimo, verrà bellissimo. Un'estate perfetta, come sempre. Perfetta. Do me wrong. Do me right. Right now, baby. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight, no, you don't have to be lonely tonight. Ooh.